chiamato e non mi è stato tempo a parlare. Vado a fare le chiavi, non ho detto, vedo che non ci sia altro. Vado a ci chiamare. Dunque, vorrei dire due parole sul grande come città, prima di tutto. In questi mesi grande come città è cresciuto moltissimo. Abbiamo fatto in questa prima stagione, che sono, praticamente si sta chiudendo adesso, una quantità innumerevole di incontri di molti generi diversi. E abbiamo toccato davvero una quantità incredibile di temi. Questo è questo di stasera è un tema più attuale di altri forse, perché riguarda come i media hanno stasera parliamo di come i media hanno, diciamo così, incoraggiato l'odio verso i migranti e di come invece ci vedevano, eravamo visti noi italiani quando migravamo la nostra volta, tanto un po' di tempo fa. Non ho molto da dire su questo, io vi introducai direttamente i nostri ospiti e in questa discussione sapremo adesso. Vuoi iniziare tu a parlarci della legge del mare e come la legge del mare è una consuetudine antica dei secoli e che poi viene codificata. Però è talmente insita nell'uomo comune che vederla adesso criminalizzata attraverso la propaganda è un po' una sofferenza, direi. Per cui io parlerei poco di questo e lascerei la parola a te, che sicuramente illustrerai queste cose. Sì, grazie, innanzitutto grazie per l'invito. La legge del mare, come dicevi, è una legge naturale, è una legge che abbiamo adottato dagli albori, diciamo così, dell'umanità. È scritta nelle leggi romane, nel diritto romano, ed è diventata nel corso dei secoli diverse norme, in realtà la legge del mare sono diverse leggi codificate appunto nel corso del tempo, sono diverse convenzioni che il nostro paese ha sottoscritto e che però appunto affermano un principio fondamentale che è quello dell'obbligo del soccorso di chi è in difficoltà in un ambiente ostile come quello marittimo. La legge del mare implica fondamentalmente due obblighi. Tutte le imbarcazioni che vanno per mare sono obbligate a soccorrere qualsiasi altra imbarcazione che è in difficoltà e tutti gli stati hanno l'obbligo di cooperare per rendere più veloci e più efficaci possibile questi soccorsi. Questa legge, che appunto è così naturale e innata appunto, nel corso degli ultimi anni, nel giro di pochissimo tempo in realtà, nel giro di 3 anni, è stata al centro, no, di un processo di politicizzazione dello spazio marittimo e dello spazio umanitario che ha fatto sì che improvvisamente i soccorritori diventassero appunto vice scafisti, collaboratori dei trafficanti di esseri umani. C'è stato un imbarbarimento del linguaggio, no? Le navi dei soccorsi sono state chiamate, abbiamo cominciato a chiamarle taxi del mare, i migranti che venivano soccorsi, croceristi e via dicendo. Allora io mi chiedo, nel corso del libro, io ho raccontato questo passaggio da cronista,
sono stata a bordo delle navi umanitarie per due volte nel 2017 e nel 2018 e ho raccontato tutto quello che avveniva intorno al soccorso in mare, appunto nella quotidianità del mio lavoro di cronista. Però poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di mettere un punto e di dire come è stato possibile che così velocemente quello che appunto sembra più naturale, no? Come la tutela della vita, che è uno dei principi fondamentali del diritto, della nostra cultura giuridica, si parla tanto, no? Dell'identità europea, dell'identità italiana, bene, la tutela della vita è all'origine, no? del contratto sociale, uno dei motivi per cui le nostre società da almeno tre secoli sono strutturate così come sono strutturate. Allora, come è stato possibile mettere in discussione un principio così fondamentale, che è all'origine del diritto proprio, no? Il diritto marittimo è infatti proprio all'origine di tutto il diritto internazionale, è proprio l'esempio più chiaro di che cos'è il diritto internazionale. Io ricostruisco nel libro come è stato possibile, secondo me, da quello che ho osservato appunto, questa distanza tra la realtà dei fatti e dall'altra parte un racconto che è stato propagandistico e che ha avuto almeno due attori, ma molti di più in realtà ricostruisco nel libro, e cioè da una parte gli attori politici e dall'altra i mezzi di informazione. I mezzi di informazione che però sono stati abbastanza subalterni, diciamo così, ai social network. Molto della propaganda, della costruzione appunto della criminalizzazione dei soccorritori, degli umanitari, ha attraversato i social network senza che fosse riconosciuta come propaganda da tutti gli istituti di garanzia, da tutti quelli che avrebbero dovuto riconoscerla come tale, e senza filtri questa propaganda è passata molto spesso ai mezzi di informazione mainstream, ma soprattutto alla televisione. Io racconto appunto che ci sono state molte responsabilità anche istituzionali, no? Che a un certo punto, alla fine del 2016, è stata Frontex, cioè l'Agenzia Europea per il Controllo Esterno delle Frontiere, a voler chiudere la rotta del Mediterraneo centrale e per farlo in qualche modo ha gettato discredito per prima sull'operato delle organizzazioni non governative, perché mentre i mezzi navali militari dei paesi europei venivano arretrati rispetto a dove avvengono i naufragi, cioè a 20 miglia circa dalle coste libiche, le organizzazioni non governative continuavano a fare il loro lavoro di umanitari, cioè continuavano a pattugliare quelle acque internazionali appunto che partivano dalle 20-24 miglia dalle coste libiche, e quindi continuavano a fare soccorsi, e alla fine del 2016 il 40% dei soccorsi avvenivano grazie a delle navi umanitarie. All'epoca c'erano 14 navi delle ONG, io racconto anche qual è stata la debolezza delle ONG, erano organizzazioni e sono ancora oggi organizzazioni molto diverse tra di loro. Abbiamo raccontato come omogeneo un mondo, anche di nuovo per poca perizia a volte dei giornalisti, abbiamo raccontato come omogeneo un mondo che era tutt'altro che omogeneo, no? In cui convivevano le grandi organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere, Save the Children, e invece piccole organizzazioni di attivisti come Jugendrettet, no? Che è stata poi la prima, non a caso, a essere colpita da un'indagine con il sequestro della nave Juventa nell'agosto del 2017, che all'epoca sembrò ai più la prova provata, la pistola fumante di presunti contatti appunto tra trafficanti e ONG. La prima appunto istituzione a voler chiudere quindi quella rotta del Mediterraneo centrale, che oggi è diventata la rotta
più pericolosa del mondo è stata Frontex. Era stata chiusa nel 2016 la rotta dei Balcani, che era la principale rotta di ingresso in Europa all'epoca, e quindi la principale rotta era diventata quella del Mediterraneo centrale, con le elezioni alle porte in quasi tutti i paesi europei. La priorità appunto era quella di fermare gli sbarchi. E poi c'è l'altro fatto politico, che sono gli accordi che racconto pure nel libro, sono gli accordi che l'Italia, il nostro paese, ha stretto con Tripoli nel febbraio del 2017, per conto e con il benestare all'epoca di tutta l'Unione Europea, nel vertice della Valletta, che in qualche modo ha delegato all'Italia appunto la responsabilità, anche perché l'Italia era l'unico paese che avrebbe potuto concludere con Tripoli questi accordi, perché avevamo già un accordo che era stato stipulato nel 2008 dal governo di Silvio Berlusconi. E quindi per l'Italia quell'accordo prevedeva, come saprete probabilmente, di affidare alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, un corpo militare che in quel momento non esisteva e che l'Unione Europea si è impegnato a formare, a partire però da ex miliziani, da ex trafficanti, quelli che l'ONU ha individuato anche con alcune figure specifiche come ex trafficanti, per affidare alla cosiddetta Guardia Costiera Libica il pattugliamento di quel tratto di mare di fronte alle coste libiche e l'intercettazione dei gommoni, delle imbarcazioni di migranti per riportarli indietro. Questo all'epoca ministro dell'Interno era Marco Minniti, che varie volte ha molto candidamente ammesso che l'Italia era già stata condannata in passato per aver respinto in Libia, che attenzione, era un luogo non sicuro, era un paese non sicuro di sbarco anche prima che cominciasse la guerra nel 2011. Infatti l'Italia era già stata condannata per un respingimento avvenuto nel 2009, perché la Libia non riconosce la Convenzione di Ginevra del 1951, non ha nessuna legge sull'asilo, non ha nessuna legge per regolarizzare la posizione di qualsiasi cittadino d'origine straniera sul suolo libico, tant'è che la maggior parte dei cittadini stranieri sul suolo libico, che pure sono manodopera per quel paese, rischiano fondamentalmente di finire in detenzione, sono alla mercé, come sapete, dei gruppi criminali che li incarcerano, ma anche lo stesso governo tiene gli immigrati in detenzione. Quindi le responsabilità sono state anche istituzionali, lo ricostruisco in qualche modo nel libro, ma c'è stato appunto, e forse questa è la parte più interessante, più nuova secondo me, c'è stato un investimento dal punto di vista della propaganda di alcuni gruppi e partiti dell'estrema destra extraparlamentare, che hanno investito sui social network, su un certo discorso d'odio sui social network, perché hanno capito che quel discorso bucava sui social network, portava, diciamo, più visibilità a chi lo faceva, e questo viene confermato da diversi studi che ora stanno uscendo, per fortuna. E tutto questo però, come dicevo, è avvenuto nella sostanziale incoscienza, inconsapevolezza di tutte quelle agenzie, dicevo, di garanzia. Cioè, se io scrivo o faccio discorsi d'odio su un giornale, posso incorrere, non è detto che questo accada, ma insomma posso incorrere, dovrei incorrere in sanzioni. Mentre sui social network non c'è una legislazione chiara, anche se ora sempre di più, diciamo, c'è consapevolezza che bisogna agire anche da quel punto di vista, e sembra come se appunto per molto tempo quell'ambiente in qualche modo è stato un vero e proprio Far West. E quindi io ricostruisco il caso, diciamo, per me emblematica è stata la storia di Josefa. Io ero a bordo della nave di Open Arms nel luglio del 2018, abbiamo assistito come giornalisti, c'ero io e c'erano anche molte agenzie internazionali, giornalisti stranieri, a un soccorso, al ritrovamento di una donna ancora viva, diciamo, dopo che era passata appunto la cosiddetta Guardia Costiera Libica, che aveva recuperato
La maggior parte dei migranti su quell'imbarcazione però aveva abbandonato dietro di sé un bambino ancora vivo, una donna ancora viva, Josefa, e una donna purtroppo morta. E noi con la nave Open Arms ci siamo avvicinati appunto a questo relitto, inizialmente sembravano tre cadaveri purtroppo, e invece poi questa donna era viva, no? E abbiamo raccontato la storia di Josefa, gli occhi di Josefa che hanno aperto uno squarcio, diciamo così, nell'indifferenza che in quel momento, nella deumanizzazione, no? Che in quel momento aveva fatto molta presa, era molto diffusa nell'opinione pubblica, non si riusciva più a parlare di questa questione, e invece, come spesso accade appunto, la storia di una persona, no? La storia di una donna che ha raccontato che era scappata dal suo paese per il conflitto che era in corso in quel paese, ma anche che sfuggiva alle violenze domestiche, sfuggiva alla violenza di suo marito, ha raccontato che viaggiava con sua sorella. Quindi la storia di una persona a un certo punto rimette in discussione, no? Apre una discussione. Quello che stavamo documentando lì era esattamente quello che vi dicevo, cioè che la Guardia Costiera Libica, la cosiddetta Guardia Costiera Libica, pagata, finanziata dai nostri governi, dal governo italiano in primis, non era in grado di fare soccorsi, non aveva la capacità, no? Di fare soccorsi, tant'è che aveva abbandonato questa donna appunto ancora viva e un bambino che era morto poco prima del nostro arrivo, quindi che presumibilmente era ancora vivo quando erano avvenuti i soccorsi. Eppure in quelle ore, mentre noi cercavamo ancora di raccontare la storia di questa donna, tutta l'attenzione dei mezzi di informazione, anche mainstream, si è concentrata sulle unghie di Josefa, le unghie che sembravano laccate di rosso, le unghie che sembravano... e questa cosa per alcuni appunto era la prova del fatto che Josefa non fosse una migrante ma fosse un'attrice, che tutto il soccorso, tutta quella scena così drammatica che avevamo testimoniato fosse una messa in scena. Come ha funzionato, diciamo, questa macchina della propaganda? Degli account che sembrano gestiti da semplici cittadini, come era già avvenuto nella primavera del 2017, vi ricorderete il video di Luca Donadel che prometteva di dire tutta la verità sui migranti, allo stesso modo in questo caso un account legato a Francesca Totolo, una donna che si presenta come un'attivista dei social network ma fondamentalmente non legata a nessun partito, sollevano dei dubbi, diciamo, no? Dei dubbi che però spesso fanno riferimento a delle teorie del complotto, a delle teorie della cospirazione, a delle teorie che sembrano piuttosto fantasiose. E però c'è una grande propensione del pubblico, appunto è così che funzionano le fake news, quelle che per tanto tempo abbiamo chiamato fake news sui social network, c'è una grande propensione del grande pubblico, degli utenti, diciamo così, di questi social network a credere alle teorie del complotto, e sono particolarmente soggetti, anche questo è stato studiato recentemente da alcuni studiosi, penso a Visco Comandini, un professore di economia dell'Università Tor Vergata, sono particolarmente soggetti a queste teorie del complotto alcuni tipi, diciamo, di individui che vengono profilati dagli algoritmi, vengono profilati da Facebook e da Twitter. Noi ci dimentichiamo sempre che Facebook e Twitter sono piattaforme proprietarie, che quindi hanno tutto l'interesse a tenere le persone il più possibile sui social network, perché si muovono con il principio del commercio e quindi trattano, diciamo così, l'odio come qualsiasi altra merce. E hanno visto che è una merce molto redditizia il discorso d'odio, cioè tiene le persone molto sui social network e questo fa vendere più pubblicità. E questo è il motivo per cui profilano i soggetti che sono, per esempio, più proprio a livello psicologico, i soggetti che sono più vulnerabili, diciamo così, al discorso d'odio, su cui il discorso d'odio e le teorie del complotto possono fare più presa. E questo è il motivo per cui questi account, che vengono retweetati 40-50 volte da bot automatici, questi diciamo
contenuti falsi, no? False notizie che però appunto sono contenuti di propaganda, vengono ritwittati 40-50 volte da bot automatici, i quali a un certo punto agganciano degli influencer, quindi dei personaggi pubblici, dei commentatori, dei politici, i quali fanno il passaggio, cioè fanno passare alcune cose dette sui social network ai mezzi di informazione mainstream, cioè ai giornali o alle televisioni, ed è così che in qualche modo diventano di senso comune alcune teorie che sono proprie del, in questi anni sono diventate di senso comune alcune teorie che sono legate all'ideologia dell'estrema destra. Penso per esempio alla teoria della grande sostituzione, una teoria formulata da un filosofo dell'estrema destra francese che si chiama Renaud Camus. Mi dispiace che Christian non sia qui perché lui ne ha parlato molto. La teoria della grande sostituzione è usata dai suprematisti bianchi, dallo stesso Luca Traini, l'attentatore di Macerata, ma dall'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda, per giustificare i loro atti appunto terroristici. Sostiene la teoria della grande sostituzione che ci sia un grande progetto per sostituire appunto le popolazioni europee con le popolazioni africane. E tutto questo per abbassare gli standard di lavoro, del lavoro nei nostri paesi. Appunto queste che sono teorie, no, di nuovo del complotto, sono diventate di senso comune, per cui a me è capitato varie volte che dei lettori mi scrivessero, mi chiedessero conto della teoria della grande sostituzione, così come sei pagata da Soros e tutte le teorie sull'immigrazionismo, diciamo così, tutte cose che appunto anni fa ci sarebbero sembrate impossibili, no? Com'è possibile che tutti hanno creduto che le navi dell'ONG fossero dei fattori di attrazione, il pull factor? Cioè anche quella è una teoria che sembra verosimile ma è falsa. Tutti gli studi scientifici hanno dimostrato che non c'è un effetto chiamata delle navi di soccorso, che abbiamo di fatto accusato le ambulanze, i soccorritori di creare le malattie, no? È qualcosa, diciamo, che è quasi un paradosso logico. E però tantissima gente direi che ha fatto presa sull'opinione pubblica l'idea che i soccorritori sono in connessione con i trafficanti, che le navi delle ONG sono un fattore di attrazione, che quindi per il SEM possono causare l'immigrazione, cioè c'è un rapporto di causa-effetto con il movimento delle persone verso i nostri paesi. E questo ci dice molto di più, no, del soccorso in mare, secondo me. Per questo secondo me è interessante parlarne al di là poi dell'attualità politica. Domani sarà approvato probabilmente il decreto sicurezza bis, che in qualche modo è il compimento di tutto questo processo di criminalizzazione. Per me è interessante parlare del soccorso in mare, però, perché dice molto di più, cioè dice di come si sia affermato un discorso pubblico che è lontano dalla realtà, no? Lontano dai fatti, non è fondato su fatti, non è fondato su un'idea anche di società, di intersoggettività in qualche modo, cioè che era invece alla base delle nostre forme di Stato e di governo in qualche modo, cioè l'idea che per esempio fossero degli esperti, cioè io metto in relazione in qualche modo tutto questo discorso sull'immigrazione col discorso sui vaccini, per esempio, o sull'altra grande questione che è l'attacco ai diritti delle donne, come appunto da un punto di vista ideologico si sia costruita in realtà una relazione tra queste cose e come la propaganda abbia sostenuto senza nessuna forma di contrasto questo tipo appunto di discorso. Grazie. Quindi ese concetto, c'è stato un periodo in cui eravamo noi quelli sottoposti a questo tipo di propaganda. Il tuo libro parla di questo, no? Allora, buonasera. Sì, io
racconto la storia di un populista, il padre di tutti i populisti europei, che si chiama James Schwarzenbach, il cui slogan si poteva riassumere in prima gli svizzeri. E questo ci dice quanto lontane siano le origini delle cose di cui parliamo in questi mesi, in questi anni in Italia. E oggetto della riprovazione, dell'odio, eravamo noi italiani in Svizzera, al punto che ci fu nel 1970 un referendum per espellere dalla Svizzera 300.000 stranieri, e gli stranieri eravamo noi, eravamo all'85% noi italiani, e tra cui c'erano uomini come mio padre e mia madre, che erano emigrati dalla Sicilia 10 anni prima. Quindi io racconto la storia di questo referendum, racconto le ragioni per cui Schwarzenbach ottiene un incredibile successo in un paese che aveva zero disoccupati. La Svizzera dal 62 al 72 ha zero disoccupati, letteralmente. Eppure Schwarzenbach in questo referendum sfiora la vittoria. E racconto anche la storia dell'immigrazione italiana in Svizzera, di cosa significava vivere nelle baracche, come facevano i nostri stagionari. E ricordo la povertà estrema del nostro paese, una povertà di cui non vogliamo avere memoria, e cerco di capire perché queste storie poi tornano in cuore, qual è la regolarità delle cose che ha detto anche Annalisa, che da anni con molta passione si occupa di questi argomenti. Io vi voglio leggere una serie di frasi che un regista svizzero, strepitosamente bravo, che è morto l'anno scorso a novembre mentre scrivevo questo libro, che si chiama Alexander Seiler, raccolse per le strade di Zurigo nel 1964 per un documentario che si chiama Siamo italiani, che è un documentario secondo me fantastico, perché racconta l'emigrazione italiana vista dal di dentro, con una bellezza e una bravura giornalistica e cinematografica secondo me rara. E a un certo punto Alexander Seiler va per le strade di Zurigo e dice agli svizzeri: ma perché non mi stanno simpatici italiani, che vi hanno fatto? E le frasi erano queste: beh, insidiano le nostre figlie, se scorgono una donna sola poi diventano appiccicosi come i cimici, se uno ha già delle figlie di 16 o 17 anni deve avere paura, Ma lo sa che non si può più camminare da sole, sia di giorno che di notte? Poi, 8 svizzeri non fanno lo stesso rumore che fanno 2 italiani. Ha notato che arrivano sempre in gruppo e mai da soli? Questi italiani non sanno stare da soli, sostano continuamente davanti sui marciapiedi, e io non sopporto più i loro rumori. Sono molto diversi da noi, dobbiamo dirlo, e ci fanno sentire stranieri in patria. Molti di loro poi non sono andati neanche a scuola, alcuni sono andati a scuola solo per 3 o 4 anni, sono degli analfabeti. Poi ha visto che sostano sempre davanti agli ingressi dei supermercati, ostruiscono il passaggio e non comprano niente, stanno lì solo per oziare, per curiosare. Eh no, dice una vecchietta, una volta da Migros ho visto un italiano che comprava 27 tavolette di cioccolata in una sola volta, depredano le nostre risorse. Quelli del sud, i meridionali, poi quando non vogliono fare una cosa ti dicono: non ho capito. Beh, forse col tempo impareranno l'ordine. Allora, questo è il clima della Svizzera degli anni 60 su cui questo populista, che si chiama James Schwarzenbach, costruisce questo referendum, che in sé è un proposito folle, perché avrebbe significato far precipitare il paese nella recessione, perché se sono stati cacciati 300.000 stranieri, tant'è che aveva tutti contro, aveva contro l'establishment, aveva contro gli intellettuali come Max Frisch, la famosa frase "volevamo un braccio, sono arrivati uomini", aveva contro i sindacati, aveva contro la politica, ma aveva dalla sua il popolo, soprattutto la classe operaia e il ceto medio. Voi direte: ma perché? Perché questa massa enorme di italiani
che arriva dal sud, che prima dal Veneto e dalle zone bergamasche, poi dal sud, dal 48 al 68 arrivano in Svizzera 2 milioni di italiani. Aprono, per esempio, un medico bravissimo che poi è diventato primario dell'ospedale di Zurigo mi ha telefonato, mi ha detto: io facevo il medico, giovane medico a Winterthur, e vedevo questi italiani che sembravano usciti da Sud e Magia di Ernesto De Martino. Quindi erano anche, è vero che non andavano a scuola, che erano analfabeti, però questa massa enorme di italiani che arriva rappresenta per il ceto medio, soprattutto per la classe operaia svizzera, una concorrenza. E io ho capito che sto facendo questo libro, che il populismo ieri come oggi si nutre del fatto identitario, cioè della paura del diverso. Tant'è che anche un'impresa apparentemente assurda, come questa qua di James Schwarzenbach, riesce a ottenere uno strepitoso successo. Appunto che lui sfiora la vittoria del referendum, che sarebbe stata una cosa folle. E secondo me è una storia molto interessante, che mi ha fatto capire un sacco di cose sulle nostre origini, di quando eravamo poveri noi, mi ha fatto capire un sacco di cose sui miei genitori che io ho interrogato. E per la prima volta ho capito quanto erano poveri mia madre e mio padre. Non l'avevo capito. E mi ha fatto capire anche tante cose sull'Italia, di quell'Italia lì. Allora, Annalisa ha parlato del rapporto dei media verso gli immigranti. La stampa, la grande stampa italiana, che era una stampa soprattutto dei giornali, all'epoca, giornali borghesi, il Corriere della Sera della stampa, ma anche l'Unità, la stampa di sinistra, dedica alla nostra immigrazione numerosi articoli, se ne occupa continuamente, fa delle inchieste sui baraccati, va a interrogarli, e ritiene che è un fatto rilevante e soprattutto racconta questi uomini con empatia. Ma soprattutto è scandalizzata dal razzismo elvetico. E lo sono ancora di più i giornalisti di destra. Cioè, vi voglio leggere Mario Cervi. Adesso noi che non abbiamo una certa età, Mario Cervi è stato un giornalista che ha lavorato con Montanelli, un giornalista di destra oggi, Egidio Sterpa, Bettiza, che era comunque un liberale, che fanno moltissime inchieste, e il tenore dei loro pezzi è: ma com'è possibile che questi svizzeri sono così razzisti? Io vi voglio leggere una serie di frasi che loro scrissero nelle loro corrispondenze. Ad esempio, Cervi a un certo punto nel 66 scrive: l'immigrazione suscita negli svizzeri sentimenti francamente irrazionali. In un altro passaggio dice: beh, l'aspetto tipico del gastarbeiter irrita lo svizzero. I lucidi capelli lunghi, le basette, la propensione per gli indumenti vistosi indossati dagli uomini del sud irrita sommamente gli svizzeri. E Egidio Sterpa, nella settimana che precede il referendum, va per le strade di Zurigo e scrive: la Svizzera cerca di difendere la propria identità storica non tenendo conto però che oggi né le montagne né le barriere di confine possono porre al riparo dal resto del mondo. Il fenomeno Schwarzenbach è così impensabile per noi. Ci si continua a chiedere come sia possibile. Posso fare una piccolissima parentesi? Chi come me ama John Fante, e penso che siano molti, hanno presente Dago Red. Dago Red è la definizione con quale gli americani chiamavano gli italiani a quei tempi, ed è, lo ricordo, e significa Dago, più o meno, significa più o meno coltello, e Red significa vino rosso. E noi a quei tempi in America eravamo quelli che bevevano vino rosso e giravano col coltello. Una parte della retorica del partito di Schwarzenbach, che si chiama Azione Nazionale, era appunto questo: gli italiani vanno in giro col coltello, insidiano le nostre donne, delinquono, tutte cose non vere, però, perché gli italiani in Svizzera hanno rigato dritti, era una società molto chiusa, molto dura, con leggi molto severe, con una polizia della frontiera che se tu anche solo facevi militanza comunista ti espelleva. Quindi era veramente molto difficile rigare. Dopodiché eravamo molto diversi, siamo italiani, soprattutto, adesso bisogna immaginare, io sono tornato a Zurigo tempo fa e ho detto: beh, tra Catania e Zurigo non ci sono più tante così differenze come ero quando ero io ragazzo.
il mondo si è rimpicciolito moltissimo, tutti fanno più o meno le stesse cose, ma bisogna immaginare nei primi anni 60 cosa significava immigrare da un piccolo paese dell'Irpinia o dalla Sicilia interna, come fecero i miei genitori, e arrivare a Zurigo. Le differenze erano enormi, culturali, antropologiche. Allora, però tutta questa retorica che venne in qualche modo propagandata non corrispondeva al fatto reale. È un fatto tipico anche di adesso. Dopodiché, però, il punto è, la cosa che io ho trovato interessante di questo Schwarzenbach è questo, che lui usa una tecnica comunicativa che è in voga anche oggi, ovvero dissimula, si mimetizza, perché ad esempio continua a ripetere: io non sono razzista, io amo gli italiani. Questo lo dice anche Salvini, io non sono razzista, no? Continuamente lo dice. A maggior ragione all'epoca, negli anni 60, dove eravamo reduci, il fascismo era ancora una cosa, un ricordo molto fresco, quindi dirsi di destra non era molto, molto popolare, la memoria era ancora molto forte. Quindi dirsi razzista era impensabile. Era impensabile, e quindi Schwarzenbach, che è un intellettuale, una persona coltissima, tra l'altro anche questo è un personaggio da romanzo, perché è un intellettuale, un aristocratico, che riesce in qualche modo a stregare il popolo, perché è intelligente e perché capisce, e lì la destra è molto più brava della sinistra, che servono poche parole d'ordine, che il pubblico lo deve intrattenere. Infatti ci sono una serie di corrispondenze che io ho letto di giornali in cui dicevano: beh, Schwarzenbach è bravo perché vi fa ridere, vi fa divertire, usa 50 parole e tutti capiscono cosa vuole dire. Quindi la sinistra fanno dei grandissimi discorsi dove un po' la gente si annoia, e in questo, che anche oggi è così, ecco. Dopodiché ho trovato appunto molto interessante questa cosa di Schwarzenbach, perché in qualche modo lui continuamente raccomanda ai suoi: noi non dobbiamo apparire come razzisti, noi dobbiamo apparire come coloro che in qualche modo difendono l'identità svizzera minacciata da questi italiani. Noi siamo per la Eigenart, che è appunto questa identità che noi dobbiamo preservare, e queste devono essere le parole d'ordine, e questo è anche il modo con cui lui entra nella classe media, allarga il suo consenso, sennò sarebbe stato un piccolo partitino razzista che parla a una piccola fetta di malati di mente, e invece no, riesce in qualche modo ad aprirsi a fette impensabili di popolazione. E quindi questo secondo me è una cosa che su cui bisogna trovo molto interessante, e per questo sia ieri come oggi in qualche modo Annalisa l'ha detto bene, le tecniche di questi populisti sono tecniche sofisticate, perché purtroppo ieri come oggi il mercato dell'odio è un mercato redditizio, e questo va detto, cioè l'odio dà consenso. Io penso, studiando questa figura molto interessante di questo Schwarzenbach, che viene da una famiglia tessile di Zurigo, tra le più ricche d'Europa, ricchissima, era il cugino della scrittrice Annalisa Schwarzenbach, che militava totalmente a sinistra, fotografa, e lui sta dall'altra parte. Quindi io trovo che secondo me Schwarzenbach, come anche molti populisti di oggi, è gente che in fondo non crede a niente. Perché questo bisogna dirlo, è un po' impopolare, è gente che non crede a niente, ma ha capito che quello è un mercato, che ha capito che questa cosa porta voti, e questa è una lezione che vale sia ieri come oggi. E questo è. Voglio dirvi, a proposito, l'ultima cosa, l'altro elemento di modernità di questa storia è che, ad esempio, a un certo punto, Schwarzenbach strega anche quelli di sinistra, come ho detto all'inizio. C'è il capo del Partito Socialdemocratico, Helmut Bach, che a un certo punto dice: qua rischiamo di perdere questo referendum, e dice: i capi del sindacato sono tutti per il no al referendum, ma molti lavoratori sono a favore. Un dirigente della città di Winterthur mi ha detto che nella sua città il referendum passerà. Quando vado a parlare del referendum, mi dice un mio dirigente, trovo solo persone favorevoli a Schwarzenbach. L'umore degli operai non è buono. Non odiano i singoli stranieri, ma non ce la fanno più a ritrovarsi accanto, sui tram, nei ristoranti, nelle corsie degli ospedali, nelle sale da ballo. Ci vorrà molta energia per ricucire con la nostra base. Mi sembra delle parole che dovrebbero andare bene anche oggi. Era la Svizzera del 1970. L'attualità del discorso è chiara,
quello che dice Annalisa e quello che dici tu praticamente sono convergenti le due cose. E io farei a questo punto una cosa, tra poco lasciamo la parola al pubblico, vediamo se arrivano delle domande, però senza che ti faccio delle domande farei un ultimo giro qui. No? Sì, mi veniva in mente mentre parlava Concetto che in America, quando gli italiani andavano in America, emigravano in America, noi eravamo considerati neri, no? C'è questo discorso che fa sempre Gian Bascego, che si è occupato a lungo dell'idea appunto di bianchezza, no? E di negritudine. Noi eravamo considerati neri negli Stati Uniti perché in effetti avevamo un colore della pelle olivastro, no? E questo insieme alle altre caratteristiche e agli altri stereotipi, no? Sugli italiani, anche diciamo il colore della pelle è una costruzione in qualche modo ed è sempre in relazione alla comunità che ti accoglie, che ti ospita, sei sempre l'ultimo a arrivare, quindi improvvisamente tutte le caratteristiche, no, che addirittura il colore della pelle in qualche modo si modula rispetto a, in relazione all'altro. Così mi venivano in mente altre cose che in qualche modo in questi, per esempio il barometro dell'odio di Amnesty International ci dice che i politici italiani nelle ultime elezioni europee, pubblicato qualche settimana fa, nelle ultime elezioni europee hanno capito che istigare all'odio paga in termini di consenso elettorale, quindi quello che fanno, perché proprio per i meccanismi che vi dicevo prima, il discorso d'odio tiene di più le persone attaccate ai social network, alla televisione, e quindi dà più visibilità a chi lo pronuncia. Polarizza, divide le società, le spacca anche su principi che non dovrebbero invece vedere una polarizzazione, come principi fondamentali come quello di cui parlavamo prima, cioè la tutela, appunto la salvaguardia della vita. I politici, ci dice il barometro dell'odio di Amnesty International, hanno capito che se parlano di immigrati, se parlano di donne e se parlano di minoranze religiose produrranno nei loro follower, nei loro seguitori, diciamo così, maggiori commenti, più commenti, che questo gli porterà maggiore visibilità sulle piattaforme online ma anche sui mezzi di informazione mainstream. Questo ci deve molto interrogare. Il prodotto però è appunto non solo un discorso sempre più imbarbarito e sempre più lontano dalla realtà, ma anche una società sempre più polarizzata. Io ero a Lampedusa quando è arrivata la nave Sea-Watch, perché la capitana Carola Rackete ha deciso di infrangere appunto il decreto sicurezza bis, di violare il divieto appunto di entrare in acque italiane che gli era stato intimato dal prefetto in seguito al decreto sicurezza bis, e ero su quel molo quando una piccola comunità come quella di Lampedusa, per me è stata impressionante perché nel corso di questi anni ho frequentato molto quell'isola e so per raccontare le storie di cui mi occupo, e quell'isola aveva delle caratteristiche particolari, essendo un'isola remota, essendo un'isola lontana dalla terraferma, come spesso succede nelle esperienze di confinamento anche sulle navi dei soccorsi, le comunità che vivono in questa condizione si cementano molto e quindi non esiste tanto la destra e la sinistra, no? Su alcune questioni la comunità è molto solida, e per esempio vi ricorderete nel 2011 a Lampedusa quando arriva l'ondata dei tunisini, no? In seguito alla caduta di Ben Ali, del regime di Ben Ali, sono i lampedusani che, abbandonati dal governo centrale, si prendono cura delle persone, pur mal sopportandole, non contenti del fatto di essere invasi. Quella volta sì, da un'ondata appunto di vicini di casa, poi ma sono loro che forniscono pasti da bere, da mangiare, pasti caldi, coperte ai tunisini che arrivano sull'isola, tanto che poi esce fuori quest'idea, no, anche forse esageratamente spettacolarizzata, cavalcata dalla stampa, dagli intellettuali italiani dell'isola della politica, dell'isola dell'accoglienza. E quindi per me è stato particolarmente
impressionante vedere su quel molo all'arrivo della Sea-Watch una comunità così spaccata. E spaccata vuol dire che da una parte c'erano quelli che aspettavano appunto l'arrivo della Sea-Watch con favore, ed erano delle persone legate alla Chiesa soprattutto, e dall'altra parte ai movimenti sociali, ma soprattutto legate alla Chiesa, e dall'altra parte questo gruppo di politici, sì, per esempio la senatrice della Lega Mara Ventano, ma molti ragazzi giovanissimi che, come sapete, hanno cominciato a insultare la comandante della nave, Carola Rackete, con insulti pesantemente sessisti. Allora io credo che, al di là della questione dell'immigrazione, quello che ci dovrebbe interrogare di più è questa polarizzazione, no? Questa spaccatura, che è l'effetto e la conseguenza della diffusione così profonda dei discorsi d'odio nelle nostre società. Una frattura che mi sembra sempre meno reversibile in qualche modo, sempre meno, addirittura un'altra cosa che mi impressionava, appunto, come in una società così tradizionale come quella lampedusana il parroco fosse oggetto in qualche modo di attacchi virulenti, di nuovo perché appunto vicino ai migranti, vicino, e come appunto da una parte la costruzione in qualche modo di un'isola ideale, no? Di un'isola dell'accoglienza abbia, e la spettacolarizzazione degli sbarchi abbia in qualche modo fomentato ancora di più questa divisione invece che di ricomporla. E questo, secondo me, a questo punto dovrebbe interrogarci moltissimo. Sono completamente d'accordo sul fatto che appunto è abbastanza evidente che ci sia stato un investimento quasi, io credo che, diciamo, alcuni gruppi abbiano fatto un discorso ideologico e politico, pensa alla destra e all'estrema destra extraparlamentare, e che però la destra parlamentare, diciamo così, abbia capito che alcune teorie della destra extraparlamentare potevano essere sussunte, diciamo così, assunte soprattutto perché avevano successo, soprattutto perché penetravano sui social network, al di là poi senza una prospettiva di lungo corso, diciamo così, abbastanza non con un progetto preciso, un po' come dici tu, no? Cioè, non credo che il populista di turno creda veramente a tutto quello che dice. La verità è che i fatti ci dicono un'altra cosa, no? I fatti ci dicono che questo paese non è più un paese dove nemmeno gli italiani vogliono vivere, no? L'Italia è ancora l'ottavo paese per numero di emigranti, e questo dato, diciamo, noi non ne parliamo mai abbastanza. Negli ultimi 2 anni sono emigrati da questo paese 250.000 persone, soprattutto i laureati, soprattutto le fasce più istruite della nostra società, e questo appunto ci dice la maggior parte dei migranti, se non ci fosse il regolamento di Dublino che li costringe in qualche modo a rimanere nel paese. Noi sappiamo che prima del 2015 più della metà delle persone che arrivavano in Italia lasciavano il paese a 2-3 giorni dall'arrivo. Questo ci racconta soprattutto che il nostro paese è un paese da cui si cerca di fuggire, in realtà. È stato a lungo un paese di transito e di emigrazione, e continua ad essere un paese di emigrazione. Questo è uno dei motivi per cui i discorsi d'odio fanno così tanta presa. L'ultima cosa è che quella profilazione che ha fatto questo studio, che ha fatto il professor Vincenzo Visco Comandini, ci fa riflettere sulle declinazioni dell'odio, cioè gli algoritmi appunto di Facebook e di Twitter ricercano un certo tipo di soggetto, che è un soggetto che ha una grossa frustrazione sociale, per esempio, e lo fa studiando le conversazioni, lo fanno studiando le conversazioni o le preferenze, così come per venderci le lavatrici, le lavastoviglie, qualsiasi altro prodotto di consumo, studiano le nostre abitudini e le nostre conversazioni online, le cose su cui mettiamo like. Allo stesso modo, in quel
analizzano appunto e cercano di individuare chi porta, diciamo, alcuni sentimenti, diciamo. È anche molto interessante perché sono chiaramente i sentimenti che stanno vincendo, no? Che si stanno affermando. Sono delle declinazioni, delle sfumature dell'odio, appunto la frustrazione sociale, il senso di inferiorità, spesso anche legato alla frustrazione sessuale, questa cosa ritorna spesso, no? nei discorsi d'odio, nei discorsi sessisti. E poi questo particolare sentimento per cui non c'è una traduzione nemmeno in italiano, che in inglese si chiama Roman Holiday, che sarebbe una specie di sadismo, ma non proprio sadismo, è un sadismo senza empatia, e cioè è la capacità di provare piacere nella sconfitta dell'altro. Roman Holiday si dice così perché ricorda, in inglese, perché ricorda lo spettacolo dei gladiatori al Colosseo, quindi soltanto alcuni individui sanno provare questa felicità, diciamo, nell'insuccesso dell'altro, nella sconfitta dell'altro. E questi sono in qualche modo i sentimenti, secondo me, che stanno vincendo. È come se fosse una nuova etica, no? Se dei sentimenti potenti, molto forti, in una società che non sa più immaginare un futuro, in cui non vincono altri sentimenti, altri desideri, no? Altre passioni, no? È una società che sta facendo vincere questo tipo di passioni per meccanismi, attraverso meccanismi complessi, anche commerciali, non necessariamente politici, però ed è per questo che, per invertire in qualche modo la rotta, per fermare questo tipo di processo, secondo me è da questo tipo di discorsi che dovremmo partire, più che sui discorsi sulle politiche dell'immigrazione, che si dovrebbero fondare, secondo me, sui fatti, ecco, più che sulle opinioni. Io non ho rimasto poco tempo qua, se vogliamo lasciare 20 minuti, però mi ammetto una cosa: gli anni 30 ci hanno insegnato clamorosamente che la politica del capo espiatorio funziona sempre e che più è feroce e più è efficace, anche serve a distogliere, serve a compattare, serve a molte cose. Ogni forma di razzismo ha in fondo questa base. Tu prima citavi gli insulti a Carola, no? Che secondo me è una fotografia devastante del nostro tempo, che ci dice soprattutto una cosa, secondo me, dell'attuale politica, che ha smarrito il senso anche un po' della pedagogia. La politica è anche pedagogia, che è stata la pedagogia di quelli della Prima Repubblica, per cui erano attenti a non sobillare gli istinti delle persone, che spesso sapevano che in qualche modo bisogna essere più moderati della gente comune e delle parti soprattutto più radicali. Mentre questo è un fatto abbastanza nuovo del nostro tempo, la politica sobilla, esaspera, semplifica, incita, perché altrimenti quello che è accaduto quella notte sul molo di Lampedusa un tempo sarebbe stato inimmaginabile, ci saremmo vergognati. Invece c'erano lì uomini e donne che insultano una donna senza avere argomenti, senza avere una discussione, senza entrare nel merito delle cose. E questo perché in qualche modo questa cosa è stata sdoganata dall'alto. E questa è una caratteristica peculiare di questi nostri anni. L'altra è quella del voler in qualche modo nascondere la memoria, nella convinzione che il tempo parta adesso, che sia oggi. Se tu vedi anche i politici oggi, sono tutti concentrati sul presente, non c'è mai un riferimento a un libro, a delle origini, a delle radici, no, l'evo parte oggi. E questa è anche la ragione per cui io ho fatto questo libro, cioè nel senso che la nostra storia è una storia di estrema povertà, di una povertà nerissima, e questa costruzione di occultare la memoria, di non in qualche modo raccontarla, di non dispiegarla, di non utilizzarla, non è, guardate, un
atteggiamento che uno potrebbe dire rozzo. No, secondo me è al contrario, è una cosa molto sofisticata, molto costruita e che mi fa molta impressione. Io nel libro racconto moltissimo la storia di mio padre e di mia madre, perché insieme allo stupore per la storia di Schwarzenbach, per questa campagna d'odio, io sono nato in Svizzera, sono rimasto in Svizzera fino a 14 anni, so cosa significava essere oggetto in qualche modo di un pregiudizio, non di razzismo nel mio caso, ma sicuramente di un pregiudizio. E io sono rimasto colpito con dolore di quante poche cose io non conoscevo dei miei genitori, le cose profonde io non le sapevo. Si stanno un sacco di cose edulcorate, oppure anche inutili di mamma e papà, ma le cose veramente profonde spesso non si conoscono. E in questo libro io ho scoperto, ad esempio, veramente le condizioni umili che mostro mio padre e mia madre emigrare in Svizzera. Mia madre a un certo punto mi ha raccontato che suo fratello, lei emigra con suo fratello nel 61, entrando in un treno che era stracolmo dal finestrino. Entra nella modernità attraverso un finestrino e per fortuna pesavo 40 kg, mi dice mia mamma. Suo fratello spaccava pietre e non veniva pagato, questo mi sembra tutto. Mia madre faceva la sarta, prendeva 100 lire al giorno, pagate in nero, non c'ha un contributo versato per gli anni che ha lavorato la sarta, e mi ha raccontato un'immagine che io ho trovato straziante. Dice, io un giorno ho visto un cappotto che mi piaceva tantissimo, che costava 16.000 lire, e ho pensato, devo lavorare 160 giorni senza spendere niente. E a un certo punto ho detto, meglio emigrare. E dopodiché però, questa storia, e questo deve essere secondo me un grande insegnamento anche per l'Italia di oggi, questa storia del referendum contro gli italiani in Svizzera ha una morale, nel senso che oggi gli italiani in Svizzera sono gli stranieri più coccolati, hanno fatto tutti carriera, sono amatissimi, la lingua italiana ha contaminato il dialetto svizzero, vengono tutti in vacanza in Italia, il made in Italy, se uno va a Zurigo, il made in Italy dilaga ovunque, la parola cink con cui venivano insultati gli italiani, o nella variante più cattiva, sau cink, oggi è politicamente scorretta. E quindi alla fine la storia ha fatto il suo corso, per fortuna questo referendum non è passato, e oggi le cose che io ho raccontato in questo libro vengono viste come delle cose inaudite, tant'è che delle tante lettere che io ho ricevuto dalla Svizzera, quelle che più mi hanno colpito sono stati soprattutto quelli della mia età, che sono ancora lì, e che mi hanno detto, cavoli, io non avevo capito in che Svizzera erano arrivati i nostri genitori. Ecco, credo che questo alla fine deve essere anche un grande insegnamento per i tempi nei quali siamo immersi adesso. Volevo dire una cosa, intanto è che abbiamo qui il gruppo accoglienza per raccogliere le nostre mail, che per chi vuole continuare la partecipazione. E poi se ci sono domande dal pubblico, questo è un momento buono. Aspetta che, ecco. L'altro microfono. Io avrei tante domande da fare, ma siccome c'è poco tempo ne faccio una sola. E nell'ultima parte, nelle varie cose è stato letto, c'era la parte relativa a quello che dice questo dirigente del Partito Socialdemocratico Svizzero, che dice che ci vorrà molto tempo per ricucire i contatti con la base. Cioè lui non è che dice gli dobbiamo dar ragione, gli dice noi dobbiamo ricucire, dobbiamo spiegare che è sbagliato, cioè dobbiamo fare pedagogia fondamentalmente. Il problema è che, cioè, per fare pedagogia, il Partito Socialdemocratico Svizzero doveva essere credibile. Ora, io immagino che i socialdemocratici svizzeri fossero credibili, penso che loro, il loro lavoro di socialdemocratici legati al sindacato e da sinistra lo facessero. La mia domanda è, non è che il problema in Italia è che gli omologhi di quei socialdemocratici svizzeri che abbiamo qui, agli occhi dei lavoratori italiani, dice non siano poi così credibili? Allora, guarda,
Secondo me Hubacher voleva dire questo. Abbiamo trascurato la classe operaia, non abbiamo capito che in qualche modo queste parole d'ordine Schwarzenbach hanno fatto presa e soprattutto suscitavano un allarme perché c'era uno che in qualche modo entrava nel loro campo. E, che dire, non lo so, cioè, io penso che la risposta sia che in qualche modo questi fenomeni dell'immigrazione negli anni 60 e 70 in Svizzera e adesso anche in Italia si risolvono soltanto attraverso delle forme di integrazione e anche avendo presente, secondo me, che comunque le regole servono, però serve anche il principio di umanità su cui la sinistra deve essere diversa dalla destra. Cioè, questo secondo me è proprio il discrimine, che è il tratto dominante della destra di oggi, cioè, secondo me, cioè il pensare di risolvere questi problemi in maniera cinica, con l'accetta, tenendo persone sulle navi per giorni, persone incinte, sono, penso, non so, sono la 18, poi ce ne sono molti altri casi tenuti lì per giorni e giorni in mare. Io penso che la cosa che la sinistra può fare e dalla quale deve distinguersi è proprio questa, cioè in qualche modo bisogna avere contezza che su quelle navi ci sono uomini e donne e che vanno visti come uomini e donne. Questo deve fare la sinistra. Posso? Io sentendo l'aneddoto sulla Svizzera mi sono reso conto che anche sui libri di storia, la storia che studio a scuola, mi appare molto ordinata, quasi categorizzata, facile da capire e anche da interpretare. Il presente non mi appare così. Il presente appare caotico, confusionario, sembra quasi un vento che non può essere controllato. Tant'è che mi sembra quasi che non riusciamo, ci sta venendo meno qualsiasi ricorso, diciamo, alle norme più logiche, diciamo, non riusciamo neanche a ricorrere alla storia, agli errori, come se fossimo in un certo senso offuscati, traviati, corrotti, non ho capito bene la cosa. Per cui volevo chiedere, questa confusione, questo disordine che io trovo nel presente, secondo voi, spero mi potriate dare la risposta, deriva da una serie, diciamo, è caratteristico del nostro presente, deriva da una serie di contingenze, da, non lo so, dalla crisi, dal momento di difficoltà che stiamo vivendo, dalla propaganda pedante che la classe politica esercita su di noi, oppure è un tratto proprio della storia, quello di non essere di facile interpretazione e decifrazione nel momento in cui si vive e solo in un secondo momento. Non so se mi sono spiegato. È una bellissima domanda. Mi sembra che questo elemento di complessità, cioè di dare letture, no, della complessità, sia una, in qualche modo, i populisti riescono a semplificare, no? A dare risposte che sembrano semplici apparentemente e che risolvono un sacco di problemi, no? Che invece sarebbero complessi se affrontati dal punto di vista della realtà, da un punto di vista della realtà. Io credo che in questa fase è come se si dovesse, mi interrogo molto appunto anche da rispetto al lavoro che faccio, no? Nel cercare di trovare un giusto equilibrio tra la semplificazione che in qualche modo in questa fase è anche una rassicurazione, cioè la funzione che svolgono i populisti nelle nostre società, dando delle letture molto semplificate, appunto in cui polarizzano, in cui contrappongono, però in qualche modo rassicurano anche attraverso la costruzione dell'identità, per esempio, dell'identità nazionale, in un paese che non ha mai avuto un'identità nazionale. Anche su questo forse Christian poteva
avrebbe potuto aiutarci, no, a capire quanto è un fenomeno recente, no, la costruzione di un'identità italiana e come alcuni partiti si siano concentrati a partire dal 2000, non da prima, insomma, dal costruire un nemico proprio per, come forma in qualche modo di rassicurazione, di costruzione di un'identità che è tutta inventata, no? Dall'altra parte chi si contrappone a un discorso populista ha una sfida, ha di fronte una sfida importante, perché è quella di non sottovalutare in qualche modo questa esigenza di rassicurazione, no? Di semplificazione anche, in un mondo che è sempre più complesso, in cui si è sottoposti a delle informazioni continue, per esempio, da fonti che non sono più autorevoli. L'esempio appunto dei social network è abbastanza calzante in questo senso, perché appunto si è così vulnerabili, no, di fronte, ed è successo sempre nella storia che di fronte all'emergere di nuovi strumenti anche di comunicazione avvenisse esattamente lo stesso fenomeno, perché in qualche modo si perdono i principi di autorità, no? Si perdono quei punti di riferimento per cui la notizia detta da quella persona, da quell'esperto, tu sei portato a credere, no? Sei portato a dargli più credibilità che una notizia invece divulgata appunto in un mezzo come avviene appunto sui social network, che mette in discussione completamente il principio di autorità. Quindi chi si contrappone al discorso dei populisti deve in qualche modo tenere conto di questa esigenza di rassicurazioni, di semplificazioni, quel discorso forse di cui parlava Concetto, no? Quell'esigenza pedagogica che in qualche modo si è persa, si sono perse nelle comunità, nelle nostre società, alcuni luoghi in qualche modo che avevano questa funzione, no? Pedagogica, di costruzione del discorso pubblico e di messa in discussione anche, in cui gli elementi della complessità entravano con una mediazione sociale, però, con la figura degli esperti, con la figura dei politici di riferimento, con la figura e dall'altro canto con la mediazione spesso anche delle grandi visioni del mondo, no? Io non penso che sia la prima volta nella storia che avviene questo tipo di frammentazione in qualche modo. Ritengo che però evidentemente siamo di fronte in questo momento a una fase delicata, per cui anche chi si contrappone al discorso populista non deve fare l'errore né della semplificazione né della propaganda, perché io vedo, diciamo, purtroppo in questa fase moltissimo l'esercizio dell'antipropaganda, l'abbiamo visto anche in altre fasi storiche nel nostro paese, c'è una contrapposizione molto finalizzata al contrasto, no, del populista di turno, in questo caso Matteo Salvini, che però è comunque una semplificazione. Quindi, diciamo, la sfida è quella di far entrare la complessità il più possibile nei nostri discorsi, pur continuando però ad avere quella funzione pedagogica di rassicurazione di un discorso, in qualche modo anche quello che fate voi con questa, che fa grande come una città, no? Cioè, mi sembra una scuola di politico, una scuola di politica popolare, no? Cioè, mi sembra che la strada, Christian Raimo parla spesso di pedagogia pubblica, l'idea è un po' quella, cioè non appiattire, no, la lettura della realtà e però farsene carico in qualche modo collettivamente, recuperare le tante voci. Io nel libro per esempio cerco il più possibile di far parlare gli esperti e però allo stesso tempo di far parlare le persone che sono state protagoniste del viaggio, proprio per tenere insieme in qualche modo il racconto popolare, no, del viaggio, insieme però con il sapere degli esperti, che sempre di più nelle nostre società si sta perdendo, cioè sempre di meno interpelliamo a queste questioni così complicate gli esperti, e invece è quello che dovremmo ricominciare a fare, magari con l'aiuto dei divulgatori che mediano, diciamo così, la complessità. Perché secondo me questo è uno dei punti, cioè non possiamo rinunciare alla complessità,
altrimenti finiremo in un mondo che è completamente sganciato poi di fatto dalla realtà, no? C'è un po' questa esperienza, tutti quanti mi sembra che la facciamo, no? Cioè, sembra ci immergiamo nei social network e improvvisamente si sta parlando del caso di Bibbiano come se fosse l'unico mondo e l'unica dimensione, no? Sembra di stare in un romanzo distopico. Allora l'unico modo per uscire da questo romanzo distopico è riacquistare degli elementi di realtà, riacquistare un racconto collettivo della realtà che più possibile tenga insieme la complessità. No, io quello che mi domando è che se questo problema dell'immigrazione lo stiamo affrontando come deve essere effettivamente affrontato in scuola, perché non ci chiediamo dei tanti cinesi che sono qui? Perché sono i soldi. Gli africani non hanno i soldi, sono poveri, vengono qui da poveri, oltre al fatto che sono neri. Allora, tutta questa fuffa della politica, una volta che l'abbiamo appurata e scoperta, combattiamola pure. Noi stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti che il fenomeno è enorme, è globale. L'Occidente si sta arroccando. Come diceva giustamente il filosofo, mi sfugge il nome adesso, che stiamo levando muri, muri, continuamente muri. Perché è una società che sta fallendo. Cominciamo a chiederci perché stiamo fallendo e forse scopriremo che la chiave per non fallire è proprio quella di non fare, ma di abbattere. Ecco, la mia domanda è questa, cioè non stiamo forse, per esempio qui si è fatto molto spesso anche da parte vostra questo distinguo tra destra e sinistra, se vogliamo essere onesti, il problema dell'immigrazione lo hanno affrontato mai, sia la destra che la sinistra da sempre, lo hanno affrontato mai. A parte il fatto che parlando di storia non c'è mica bisogno di rifarci sempre ai soliti poveri disperati e disgraziati italiani che sono andati negli Stati Uniti negli anni 20, 10, eccetera. Tutta la storia dell'umanità è imperniata ed è basata sulle migrazioni. La società umana si è evoluta sulle migrazioni. Allora se non riusciamo a spostarci dalla fuffa politica e cominciare a lavorare sugli aspetti culturali. Ecco, gli spagnoli magari un po' meno, quindi possiamo avere la solita. Comunque ecco, la mia domanda è questa. Siamo sicuri che ci poniamo le domande giuste e diamo le risposte giuste su questo problema? Grazie. Io molto brevemente poi magari lascio la parola a Concetto. Io credo che non ci stiamo ponendo le domande giuste di sicuro, diciamo. Per esempio ogni volta che presento questo libro che ho scritto chiarisco innanzitutto che il soccorso in mare e decidere, diciamo, se soccorrere o non soccorrere le persone in mare non significa avere una politica migratoria. Cioè le persone vanno in ogni caso soccorse in mare perché appunto non esistono stranieri in mare, ma poi nel momento in cui arrivano sul nostro territorio o quando decidiamo di lasciarle dall'altra parte del mare, quella è la discussione sulle politiche migratorie. La discussione sulle politiche migratorie noi non la facciamo circa dalla fine degli anni 90, diciamo così, perché è dalla fine degli anni 90 che non ci poniamo la questione di canali legali di ingresso nei nostri paesi, non solo in Italia ma in tutta l'Unione Europea, e non si può più arrivare praticamente per motivi di studio e di lavoro, che sono i principali motivi per cui le persone si spostano, e quindi in qualche modo costringiamo poi chi si sposta a farlo in maniera irregolare, a mettersi nelle mani dei trafficanti e una volta arrivato a dover chiedere come unica strada l'asilo. E questa, diciamo, è un problema all'origine in qualche modo delle politiche migratorie. Se noi ponessimo il lavoro, per esempio, la questione del lavoro al centro delle politiche migratorie del nostro paese ma dell'intera Unione Europea, probabilmente avremmo, diciamo, sviluppato
delle politiche migratorie più sagge, che fin qui, diciamo, mi sembra che non siano in discussione, se non in alcune poche cerchie, ristrette cerchie di esperti, ecco, che oggi per esempio chiedono la riapertura del canale della sponsorship, per esempio. Cioè, appunto, la questione è complessa, sarebbe, diciamo, da farci un altro incontro su quali politiche migratorie sarebbero razionali per i nostri paesi e nell'ottica, diciamo, nel contesto geopolitico in cui ci troviamo in questo momento. Di sicuro né destra né sinistra, sono d'accordo con lei, hanno affrontato la questione se non nei termini della gestione della frontiera. Quindi oggi Salvini ci fa credere che chiudere i porti vuol dire, quindi, ridurre il numero degli arrivi, significhi controllare l'immigrazione nel nostro paese, quando dall'altra parte sul nostro territorio sta producendo il decreto immigrazione e sicurezza già nei primi 6 mesi dalla sua applicazione 40.000 nuovi irregolari, cioè persone che vivono nelle nostre città, che si aggiungono ai 600.000 già presenti sul nostro territorio. E questo significa gestire l'immigrazione nel nostro paese, non, diciamo, concedere, permettere alle persone che lavorano, che vivono, che si occupano della cosa che abbiamo più cara al mondo, cioè i nostri figli, i nostri vecchi, i nostri anziani, non permettere a queste persone di regolarizzare la loro permanenza sul nostro paese. Io sono entrata varie volte nei CPR, nei centri per il rimpatrio, qui a Ponte Galeria, diverse volte. E dentro non ci sono moltissime persone d'origine africana, ci sono molte cinesi che fanno le operaie o le prostitute, le operaie in nero nelle aziende spesso gestite da connazionali, che sono migranti irregolari. Noi di questo dovremmo parlare, di persone che vivono, che condividono, che vivono nelle nostre comunità, che condividono il nostro sono già qui in qualche modo, e a cui non riconosciamo per esempio nessuna possibilità, di regolarizzare la loro posizione, nonostante contribuiscano alla ricchezza, alla creazione della ricchezza del nostro paese. Quindi questo vorrebbe dire occuparsi di politiche di immigrazione, non soltanto focalizzarsi sulla frontiera. E però lì dove appunto si spettacolarizza in maniera così importante anche dal punto di vista mediatico la gestione della frontiera, è lì che ci dovrebbero venire dei sospetti. Come ripeto spesso ultimamente, in Italia via mare sono arrivate 2.744 persone, la maggior parte di queste non sono arrivate con delle navi delle ONG, sono arrivate con degli sbarchi diretti, come avveniva prima del 2013. Eppure domani sarà approvata dal Parlamento della Camera una legge che è già in vigore, che è il decreto sicurezza bis, che si occupa soprattutto di criminalizzare le organizzazioni non governative che fanno soccorso in mare. Questo ci dovrebbe interrogare, sì. Sono rimasti pochi minuti. Io voglio risponderle solo con uno scritto di Max Frisch, grande scrittore svizzero, che amava moltissimo l'Italia, visse a Roma con Ingeborg Bachmann negli anni 60, e che scrisse alla vigilia del referendum contro gli italiani in Svizzera, che mi sembra di un'attualità bruciante. Scriveva Frisch: l'odio verso lo straniero è un fenomeno naturale. Esso nasce tra l'altro dalla paura che altri possono essere più abili in questo o in quel campo. In ogni modo il loro ingegno è diverso. Diverso per esempio nell'assaporare la vita, nell'essere felici. Ciò suscita invidia, anche se ci si trovi in una posizione privilegiata, e l'invidia sfocia in atti di disprezzo. Gli svizzeri sono bravi, ma ora scoprono che anche altri lo sono, e senza quel senso di malumore che al nord delle Alpi siamo abituati a considerare la premessa o la prova medesima della capacità. Che i meridionali siano sporchi è da parte nostra una speranza, perché allora possiamo vantarci, se non possiamo cantare, se non sappiamo cantare, di essere almeno puliti,
ma nemmeno questa speranza trova sempre conferma. Un medico condotto mi ha assicurato che gli italiani, al contrario dei pazienti svizzeri, si presentano sempre con i piedi lavati. Non direi che si tratta di odio di razza, come è stato scritto nei giornali italiani. Odio verso lo straniero è abbastanza. Non è un'ideologia, è un riflesso. Lo straniero rappresenta quanto non si può assorbire, anche se ci si rende conto dei suoi pregi, e di conseguenza lo si ha malvolentieri dinanzi agli occhi, perché induce all'autocritica. In questo punto siamo sensibili, e pur di risparmiarci l'autocritica passiamo al pregiudizio, cosicché lo straniero diventa il peggiore. Sia un bel definirli manodopera straniera, sono creature umane. Io volevo scusarmi da parte di Remo che non è riuscito a passare, che l'ho bloccato in un'altra cosa col sindaco. Voglio ricordare che il gruppo accoglienza è giù al tavolo dove ci sono anche i libri in vendita e diciamo che questa cosa può essere finita qua. Grazie. Grazie a voi.